Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Allora, Pietro Bisanti on the road, Fiat Uno GPL. Allora, vi ricordo al volo la mia giornata igienista che ci sarà a Milano il 22 settembre. Se volete iscrivervi, è un incontro meraviglioso dove vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Se volete iscrivervi, giornate igieniste, tutto attaccato, @pietrobisanti.it. Ho detto tutto, sì, ed ora a bomba! Oggi non c'ho voglia di altre presentazioni. Allora, avrete sentito della richiesta a 6 anni di reclusione per sequestro di persona, eccetera, rifiuto d'atti d'ufficio, eccetera, per Matteo Salvini da parte della Procura di Palermo nel cosiddetto processo Open Arms. Allora, facciamo delle considerazioni insieme. Non sono intanto sicuro dell'esito di questo processo. Non so esattamente cosa succederà, se verrà condannato o meno in primo grado, naturalmente. Allora, potremmo fare tante considerazioni insieme. Perché? Cosa potremmo pensare? Primo, questo processo sia un'arma di distrazione di massa per fare il solito dividi et impera, no? Quelli che dicono, ecco, chi prova a difendere i confini viene condannato. Solito modo per creare le solite fazioni. Il divide et impera nella sua accezione più evidente, no? La magistratura contro il governo, governo contro magistratura. Questa è una delle ipotesi che così mi balzano alla testa. Mettiamo il caso invece che questa ipotesi che io sto dicendo non c'entri nulla. Mettiamo Vi ricordate il discorso che ho fatto l'altro giorno sulla vita umana, no? Cioè che in realtà tutti si prodigano per dicendo che la vita umana ha un valore inestimabile, no? Quando in realtà per portare avanti questo concetto, al quale fondamentalmente dal mio punto di vista non crede nessuno, poi si ha il risultato che comunque non ci si rende conto che un permissivismo portato avanti ha poi delle conseguenze. Se io parto dal concetto che la vita umana è sacra e quindi devo traghettare tutta l'Africa in Italia, poi devo anche rendermi conto che se traghetto tutta l'Africa in Italia, poi ci sono delle conseguenze. È come quando io salvo una persona dal suicidio, bravo carabiniere, e poi però non mi chiedo il perché quella persona si stesse suicidando e non faccio nulla per aiutarla. Ma no, questo è il paradigma dell'era moderna. Apparire come benefattori,
senza poi in realtà prendersi veramente in carico di un problema. Comunque il processo a Matteo Salvini mi fa capire ancora di più una cosa, che non bisogna fare niente nella vita, nulla, nulla, perché il mondo è marcio fino al midollo, completamente. E quindi è un'epoca in cui pensare agli affari propri è una priorità assoluta. E io per affari propri intendo miei, delle persone che amo e delle poche persone che dal mio punto di vista sono meritevoli di essere aiutate. Cioè quando sento dire che nell'arringa del procuratore che sta seguendo questo processo che la vita umana è al di sopra, no, di qualunque diritto alla difesa dei confini, mi fa capire che ormai arriveremo ai livelli di Demolition Man, no? Dove la polizia di San Angeles, andate a vedere il film se non l'avete visto, sono tutti una manica di smidollati e devono richiamare John Spartan dal passato, che era congelato, per trovare un poliziotto alla vecchia maniera capace di gestire la delinquenza. Erano tutti smidollati, anche i delinquenti, e poi arriva Wesley Snipes, non mi ricordo che carattere interpretava, che è anche lui un delinquente congelato dal passato, e quindi la polizia di San Angeles non sa come gestire questo delinquente del passato, perché in realtà i poliziotti sono tutti degli smidollati. E allora in realtà mi sembra che l'Italia sia diventata questo, no? Cioè verremo invasi da orde di immigrati che più diventano cattivi loro, più diventiamo buoni e permissivi noi. È veramente incredibile. È un processo che un'indagine, un'inchiesta che da alcuni punti di vista veramente mi sembra surreale. Cioè proprio surreale. Cioè ipotizzare nei confronti di un ministro dell'interno il reato di sequestro di persona è veramente, non lo so. A me queste cose fanno paura, perché quando la legge può essere, è così vaga e quindi interpretabile, in questo caso interpretata in questa maniera, mi fa veramente, veramente paura. Io vorrei dire tutto quello che penso, ma poi alla fine bisogna stare attenti alle diffamazioni, ai reati. Ma è veramente, veramente incredibile. Un'altra cosa che mi è balzata all'occhio è questo. Madonna, cosa ci fanno tre cani qui? Scusate. Scusatemi. Minchia, due pitbull e un altro cane in giro, chissà da dove cazzo arrivano. Boh. Vabbè. Quindi alla fine, pensate, l'altra cosa che mi sta saltando all'occhio è questa difesa che ha fatto di Salvini a livello mediatico, dove cita l'articolo 52 della Costituzione. La difesa della patria è sacra. Al di là della ipocrisia totale nel
prendere la Costituzione, quando serve esiste, quando non serve, come durante il coglionavirus, viene cancellata, noi siamo abituati a ste cose. È strano questo riferimento alla difesa sacra dei confini, della patria. Ecco perché questo processo mi sembra un po' così distraente, no? Sembra che questo processo mandi anche dei messaggi subliminali, che il cittadino si deve ricordare, che deve difendere la patria. Non lo so, queste sono tutte mie supposizioni che faccio a ruota libera. È tutto strano, tutto strano. Adesso avremo la diatriba tra la Procura di Pallalaen, l'Associazione Nazionale Magistrati, che dice no, la politica fa pressioni sui giudici. Ragazze, veramente bisogna star fuori da tutte le dinamiche. Voi vi rendete conto, cambiando un attimo discorso, di come l'uomo sia incapace di vivere tranquillamente? È veramente incredibile. Cioè, l'uomo è incapace di alzarsi al mattino e di vivere sereno. Molto semplice. Incapace di alzarsi al mattino. Basterebbe avere 4 regole certe, 4, e vivremo tutti sereni. In realtà non c'è nessuna voglia di alzarsi al mattino e di vivere sereni. E allora la vostra serenità, la nostra serenità, ce la dobbiamo prendere circoscrivendola nella nostra quotidianità, perché veramente mi accorgo che ormai la bega la fa da padrona, ormai sembra che l'essere umano sia incapace di vivere senza conflitti a tutti i livelli, donne che non riescono a vivere con gli uomini senza conflitti, cioè bisogna, io continuo a incontrare gente che si deve creare per forza un problema. Sono curioso di sapere cosa ne pensate nei commenti. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.